Sì, speriamo. Aspetta, vediamo. Controlla se c'è l'audio. Audio? Xbox? Audio? Non sta dicendo nulla, quindi dovrebbe È esserci. Natale. Ah, non sta dicendo nulla, quindi è Natale. No, c'è l'audio, sta andando. Ok, guarda dritto in camera. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono il rinoceronte di Orgoglio Nerd. Io sono Nigiri Calibro 38 di Orgoglio Nerd. E i capelli azzurri. Sì. E è uscito il nostro gioco di carte! Sì, Che è un buonissimo regalo di di Natale. Natale, sì, assolutamente, mi raccomando. Come vi avevo spiegato nel... Guardate che bel gioco di... Esatto. Come vi avevo spiegato nel video precedente... Basta, basta. Bello, io poi sono fichissima. Sì. È di un gioco di fantascienza, Non quindi. è vero. Come vi ho spiegato, fammi parlare, come nel video precedente, il nostro gioco di carte vi permetterà di diventare capo del nostro sito. Quindi è ambientato nella nostra redazione. Però ci sono tre modi di fare le cose nella nostra redazione, con le buone, con le cattive oppure a modo mio. Oggi parleremo delle buone, o Certo, meglio, sono io. esatto. Allora, Sono queste qua, quelle verdi. sono queste qua con il rinoceronte buono, anche per questo è un gioco di fantascienza. Ognuno di noi, non vi spiegheremo bene ancora le regole per tenervi sulle spine, le regole saranno spiegate in un video più avanti, ma le giocheremo anche insieme. Ognuno di noi ha scelto una carta tra le buone e parlerà di essa, della storiella che c'è dietro, perché ogni carta ha un significato per la nostra redazione, oltre a degli effetti nel gioco, ovviamente. Esatto. E inizia Monica. Inizio io. Inizia Monica. Allora, io ho scelto questa che è troppo carinissima. Vi faccio vedere il disegno, ma non vi faccio leggere sotto. Perché poi lo leggo io, vedete il disegno. Sotto. Cosa stai facendo? Mi dai fastidio? Ah, è la stessa. Il cuore è un muscolo e tu sei il mio acido lattico. Sì, la carta si intitola Mail da un lettore innamorato. Abbiamo scelto di fare questa carta perché, vabbè, personalmente parlando, cioè io ne sono molto onorata e ricevo un sacco Come la prende alla larga? di proposte di matrimonio, di cui io vi ringrazio ancora Tanto tantissimo. non tipo vuoi uscire con me, ma vuoi No, no, no. sposarmi? Direttamente le proposte di matrimonio, questo mi rende ancora In con... internet non si perde tempo. Esatto, subito al punto si va, Esatto. fate benissimo. Grazie, mi dispiace di non aver potuto rispondere ancora a tutti quanti, ma lo farò presto. Un paio di persone hanno mandato il loro curriculum per poter uscire con Monica. No, per sposare E io Monica. ringrazio anche per questo. Esatto. Però non mi sono ancora stati girati il curriculum. No, non ancora perché se poi se ti sposi vai in vacanza e non lavori più e non va bene. E quindi praticamente Cuoricino anche qua. il cuoricino. Quindi le mail che ci inviate dai lettori innamorati, anche a me sono capitate delle avances. E se sono capitate a me, voglio dire che po possono capitare a chiunque, anche se quel chiunque ha i capelli blu. Rappresentano le cose buone, ovviamente le vostre mail Sono sono assolutamente le cose buone, le esatto, cose le che cose ci rendono buone. felici. Che ci fanno continuare. Quindi mail da un lettore innamorato, che qui è rappresentato come un attacco zombie quasi, Però non è proprio così. però non è proprio così perché non hai così tanti fan. Fanno parte dei modi di fare buoni di Orgoglio Nerd. Esatto. La carta che ho scelto io invece si intitola Se non ci va nessuno, ci vado io. Ecco qua, aspetta, vediamo se va a fuoco. Ma che dito ciccio? Sembra un wurster. L'accendino nella borsa. Wurster, no, non va. La mia è più a fuoco della tua. Ok, vabbè, fa niente. Comunque, rappresenta un nostro collaboratore, chi ha letto Teoria N lo conoscerà, si chiama Mattia, soprannominato il Nini, non fare gesti che possono essere presi male. È esploso il cuore del Nini. No! E poi nascono tanti piccoli cuoricini. Rappresenta il cuore di Orgoglio Nerd, un po' come Ray Stance rappresenta il cuore degli acchiappafantasmi. È diciamo la coscienza, quella che a me manca e che Monica ogni tanto tenta di nascondere.
Basta, non voglio cuori nel mio video. E, infatti è rappresentato come un martire, come San Sebastiano, trafitto dalle penne nella nostra redazione. La frase è: il Comic Con di Ribordone, non posso perderlo. Se non ci vale nessuno, ci vado io, è la frase che tutti, almeno una volta nella redazione, hanno dovuto dire a loro malgrado, perché... perché c'è da dare, c'è da andare a tutti i festival, e, almeno il più possibile, perché per far girare il nome, per incontrare i fan dappertutto. Però ogni tanto, come sempre più spesso capita, abbiamo diversi eventi nello stesso giorno. A parte quello, e poi ci sono miliardi di piccoli eventi sparsi in tutto il mondo. Il Comic Con del paese di sopra di sotto. Frazione di Alberello, cose del genere, che la frazione di Alberello sia il paese di sopra di sotto. Il paese di sopra di sotto è, si muove, e come si chiamano gli abitanti? Soprasottani. Sottani, sì, vanno in giro tutti vestiti da prete, e allora non ci vabbè, la sottana te puoi metterla. Sì, ma non voglio vestirmi da prete. Ah, ok. Un po' di satira sociale, così, dalla nostra Monica. E questa è la carta che ho scelto io. Come vedete, ovviamente, per nascondere che tipologia di carta è, il retro, in questo caso, c'è il simbolo dei modi di fare con le cattive. Mm. Però, tadam, c'è il nini dietro. Perché così il nini rimane sempre con noi. Esatto. Questa è la carta che ho scelto io, e una fra le tante, questa è quella di Monica, una fra le tante che troverete nel nostro gioco di carte, Orgoglio Nerd Area Stampa, dove lei è fichissima e io invece un po' meno, dovrete sconfiggermi per spodestarmi dal trono, ovviamente acquisendo Buntiego. Alla prossima puntata trovate il link nei commenti nella descrizione, dove poter acquistare il gioco e saperne di più. E stai su. C'è una macchina da scrivere invisibile. Sì, sotto sotto sotto. Esatto. E al prossimo video, dove parleremo con le cattive. Esatto. Ciao, ciao a tutti da Rinoceronte Monica. Ciao. Ciao a tutti.